Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati. In questo nuovo episodio dell'Operazione Barbarossa, sulla storia dell'Operazione Barbarossa, parleremo dei cosiddetti collaborazionisti, ovvero di tutti quei gruppi, uomini, formazioni, volontari che si schierarono dalla parte delle truppe di invasione naziste in Unione Sovietica. Parleremo in particolare di quelli che appunto già vivevano e provenivano da zone dell'Unione Sovietica e comunque dell'Est Europa. Per fare questo però dobbiamo fare un importante passo indietro. È indispensabile fare un'introduzione storica, altrimenti non si riuscirà a rispondere alle domande e ai quesiti che molti storici, e noi useremo come traccia quelli più autorevoli, su cui ci siamo basati per tanti degli scorsi video, racconti sulla storia dell'operazione Barbarossa, per esempio appunto Richard Overy, Russia in guerra, uno degli storici che abbiamo più utilizzato. Lo useremo anche questa volta. In particolare un capitolo di questo libro, Russia in guerra, dedicato proprio al collaborazionismo, lo useremo un po' come traccia alle domande che lui stesso si pone, ovvero perché questi popoli, queste popolazioni, aderirono alle idee del nazismo e appoggiarono l'invasore tedesco. Per capire questo, bisogna tornare indietro nel tempo. E vedere, lo faremo molto velocemente perché non è questo alla fine l'argomento centrale di questo video, ma non si può farne a meno in questo caso, perché tornando indietro alla Russia e alla rivoluzione russa del 1917 e poi alla fondazione nel 1922-23 dell'Unione Sovietica, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, si deve capire come si arrivò alla politica. Appunto al 1941, la seconda guerra mondiale, la politica stalinista dell'Unione Sovietica. Perché tutti i popoli, quelli che Lenin chiamava la prigione dei popoli, ovvero il vecchio impero zarista, comprendeva tutte queste minoranze che per un motivo o per l'altro nel corso dei secoli erano finiti sotto il giogo proprio dell'impero zarista. Ecco, purtroppo queste popolazioni si ritroveranno di nuovo sotto il giogo, questa volta dell'Unione Sovietica stalinista. E questo dopo un breve periodo in cui poterono sperare in una indipendenza e in una libertà. Questo breve periodo è proprio il periodo che coincide con i fatti del 1917, con la rivoluzione d'ottobre, perché la rivoluzione d'ottobre, il potere bolscevico e l'internazionale comunista si concentrarono subito sul risolvere queste questioni, che erano tra le più importanti del programma bolscevico, ovvero la libertà dei popoli slavi e asiatici di ottenere l'indipendenza e appoggiare in questo modo la Russia, la nuova Russia rivoluzionaria dei Soviet. La Russia avrebbe concesso, anzi avrebbe aiutato questi stati a raggiungere l'indipendenza da quello che Lenin considerava appunto sia il colonialismo occidentale, sia le potenze, sia l'imperialismo appunto, con la prima guerra mondiale. E l'ho ricostruito questo, non posso approfondirlo ulteriormente, lo ricostruisce benissimo forse il più famoso storico dell'Unione Sovietica, un sovietologo che penso sia il più famoso e rinomato. Si tratta di Edward Carr, che nella sua monumentale opera in 10 e più volumi ricostruisce proprio la storia, un inglese, uno storico inglese ricostruisce la storia dell'Unione Sovietica. E molta parte di questo volume, proprio dedicato alla rivoluzione bolscevica, è dedicato proprio ai paesi, alle rivoluzioni democratiche in Asia. E Carr, ne leggerò solo una brevissima frase,
introduttiva dice che il successo della politica asiatica del governo sovietico fu dovuto principalmente alla sua abilità nell'assimilare la questione coloniale a quella nazionale, proprio parlando di queste repubbliche. La prontezza dell'Unione Sovietica nel riconoscere il diritto di secessione dei popoli dipendenti, sia europei sia asiatici, dell'ex impero zarista, attestava la sua sincerità nel proclamare lo Stato di diritto per i popoli soggetti di altri imperi. Quindi l'emancipazione coloniale, eccetera, eccetera. Tant'è vero che Lenin stesso dirà tutti gli avvenimenti della politica mondiale convergono inevitabilmente verso un solo centro di gravità, la lotta della borghesia mondiale contro la Repubblica Sovietica Russa, che inevitabilmente raggruppa intorno a sé, da una parte, i movimenti sovietici degli operai avanzati di tutti i paesi e dall'altra tutti i movimenti nazionali di liberazione delle colonie e delle nazionalità oppresse, i quali sono convinti per amara esperienza che per loro non c'è salvezza al di fuori della vittoria del potere sovietico sull'imperialismo mondiale. Questa è la politica leninista dell'Internazionale Comunista nel 1920. Tutto questo verrà ribaltato dalla politica stalinista. E qui cominciamo dopo questa introduzione per capire gli eventi. Assolutamente indispensabile per capire gli eventi, perché da adesso in poi parleremo di queste minoranze e di come molti, non tutti, ma molti provenienti da queste minoranze si schierarono con la Germania, in questo caso stato invasore nazista, dimostrarono simpatie per il nazismo, lo appoggiarono, non dico tutti, ma molti di questi, e parteciparono a quel giogo che il dominio nazista impose nel 1941, 42 e 43 nei paesi dell'est, in particolare in Unione Sovietica. Un giogo che ormai vabbè, è noto, è stata la tragedia di questo del XX secolo, campi di sterminio, campi di concentramento, la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, in particolare degli ebrei sovietici. Ma come ci ricorda uno degli storici più affermati e più autorevoli, contemporanei, come David Glantz, l'ex colonnello americano, ci ricorda che lo sterminio degli ebrei europei ha attirato l'attenzione del mondo. Ciò su cui spesso si sorvola invece nell'orrore di questo crimine è l'analoga brutalità che caratterizzò le politiche hitleriane verso la popolazione slava non ebraica. La terribile dimensione di questi crimini rende difficile arrivare a stime precise. Quasi 3 milioni di russi, bielorussi e ucraini furono ridotti in schiavitù come lavoratori forzati in Germania, in condizioni che spesso portarono alla morte o ad danni permanenti. Inoltre, almeno 3 milioni e 300 mila prigionieri di guerra sovietici morirono in mani tedesche per inedia, malattie ed esposizione ai rigori del clima, quindi lasciati morire. I tedeschi, appunto, come ci ricorda Overy nel suo libro, in un primo momento Hitler aveva proibito di servirsi della manodopera sovietica. Piuttosto che utilizzarne la forza lavoro per lo sforzo bellico, i tedeschi lasciarono morire, appunto, come abbiamo detto, di denutrizione e malattie milioni di prigionieri di guerra in enormi campi all'aperto. Presto però i comandanti tedeschi e russi si resero conto di non avere alternative al reclutamento di manodopera locale. L'immensa area del fronte e la velocità dell'avanzata rendevano impossibile l'utilizzo di personale tedesco sufficiente a tenere in funzione l'intero apparato militare che sosteneva la linea del fronte. In un primo tempo, dice Overy, si reclutarono soprattutto persone appartenenti alle nazionalità non russe più ostili al sistema sovietico. Quindi, dice Overy, praticamente che di milioni di prigionieri caduti in quel 1941 e che languivano in questi enormi campi destinati a morte pressoché certa, i nazisti cercavano di tirarne fuori dei collaboratori, quelli che poi verranno chiamati proprio IVI in tedesco. Si ritiene che in totale 1 milione di soldati sovietici finirono per combattere contro il proprio paese. E molti di questi, vediamo cosa dice lo stesso Overy, molti lo fecero per disperazione.
come unica alternativa alla fine in un campo per prigionieri di guerra o all'invio ai lavori forzati nel Reich, dove si valuta che siano stati 750.000 i morti per maltrattamenti o abbandono. Ecco, questi esperimenti omicidi facevano parte, dicevo, di un programma di pulizia etnica e di controguerriglia, tra virgolette, attuato nell'est, che causò la morte di milioni di ebrei, di prigionieri di guerra sovietici, di comunisti catturati. Ricordiamoci, questa è stata da Hitler contrassegnata come una crociata contro il bolscevismo. Di partigiani e di semplici cittadini presi sotto il fuoco incrociato della guerra ideologica e razziale. Un eccidio senza precedenti nella storia della guerra moderna. Questa è la sintesi che ne fa Richard Hoover. Pochi di quelli che videro i carri armati tedeschi passare vicino ai loro villaggi nei primi giorni dell'invasione immaginavano come si sarebbero comportati gli invasori. Negli stati baltici, in Bielorussia e in Ucraina c'era una forte ostilità nei confronti di Stalin e dello stalinismo. Ma prendere le distanze dal regime sovietico non voleva dire per forza che si gradisse di più il regime tedesco. Neppure il collaborazionismo con l'invasore, con i soliti risvolti di tradimento, opportunismo, può essere sempre preso per quello che sembra. Non c'è alcun dubbio che alcuni di quelli che caddero sotto il dominio tedesco dell'Est collaborarono con l'invasore. Alcuni lo fecero spontaneamente, spinti dalla sincera ripugnanza per il comunismo sovietico. Altri lo fecero nell'errata convinzione che i tedeschi avessero larghe vedute sul ripristino della proprietà privata della terra e sull'impresa capitalistica. Addirittura, riporta Richard Hoover, a Kiev un gruppo di commercianti ebrei presentò perfino una petizione alle autorità tedesche per ottenere il permesso di riprendere le proprie attività. Altri ancora lo fecero vedendo l'opportunità di costituire stati nazionali indipendenti, a lungo negati dalla repressione sovietica. Sorsero comitati nazionali negli stati baltici, in Ucraina e nelle regioni del Caucaso. La maggior parte dei collaborazionisti aiutò le forze armate tedesche. Il reclutamento di lavoratori militari sovietici iniziò poco dopo l'invasione. I prigionieri di questi enormi campi di prigionia o i lavoratori del posto furono impiegati come ausiliari volontari. Quindi, piuttosto per cercare di scampare alla morte, tanti furono anche presero questa seconda possibilità. Furono loro assegnati soprattutto i lavori più umili, come l'erezione delle difese, il trasporto dei rifornimenti, la costruzione di aeroporti e campi. All'inizio furono utilizzati in segreto, proprio perché Hitler aveva proibito di servirsi della manodopera tedesca. Nel 1941 i campi dei prigionieri di guerra furono setacciati per prelevare i detenuti del Caucaso e del Turkestan, che furono rivestiti con divise tedesche, assegnati quasi sempre a ufficiali tedeschi e ricevettero armi sovietiche di cattiva qualità. I reparti islamici, che vediamo in queste foto, ebbero ciascuno il proprio imam e i preti sunniti e sciiti furono formati presso le scuole ideologiche di Dresda e di Göttingen per soddisfare la domanda di istruzione islamica tra le truppe. Molti degli uomini furono assegnati alle divisioni tedesche preesistenti, ma in piccoli gruppi per evitare le diserzioni. Durante la guerra, tuttavia, vennero inquadrati in reparti più grandi. Furono create due divisioni ucraine, una divisione del Turkestan, rivediamo in queste foto, una divisione di SS reclutata in Galizia, che si chiamava proprio Galizia, e oltre 150.000 lettoni, lituani ed estoni. Vediamo proprio in questa foto questo manifesto di un bando appeso in Polonia proprio per invitare a diciamo prendere iscriversi alle SS della divisione Ucraina Galizien. E soprattutto ci furono i cosacchi, appartenenti a tribù guerriere, erano combattenti leggendari, con una lunga e sanguinosa storia di combattimenti al servizio dello zar. Riguardo a questi prigionieri che presero questa la decisione di collaborare con i tedeschi per cercare di salvarsi la vita, di non finire in un campo di sterminio o di lavoro forzato, Richard Hoover dice che questo caso, appunto, è difficilmente classificabile come collaborazionismo in senso stretto, anche se la maggior parte di questi soldati ebbe una condanna a morte o alla detenzione quando alla fine della guerra si ritrovò tra gli sconfitti.
Altri disertarono con maggiore entusiasmo. Per la campagna antiguerriglia i tedeschi assoldarono bande di mercenari e banditi sovietici, incaricandoli di scovare i partigiani, e non fecero loro molte domande sui metodi utilizzati. Un ingegnere sovietico, tale Voskobonikov, in pratica spadroneggiò nella regione intorno a Orel e Kursk per conto dei tedeschi. Con 20.000 uomini e 24 carri armati terrorizzava la popolazione, imponendo tasse e requisendo il cibo con la forza, assassinando chiunque osasse resistere. Fu ucciso dai paracadutisti sovietici nella zona del gennaio 1900, nella zona nel gennaio del 1942, ma i rimpiazzi non mancavano. Voskobonikov fu sostituito dal più celebre di tutti i disertori, Bronislav Kaminsky, un altro ingegnere sovietico che stabilì un regno di terrore e di crimine nella regione. Spalleggiato da 10.000 uomini e da migliaia di civili aggregatisi alle sue truppe, Kaminsky fu lasciato libero di pacificare la regione a modo suo. Le sue forze facevano parte di una formazione chiamata pomposamente Armata di Liberazione Nazionale Russa. La fama della brigata Kaminsky non era minore di quella delle SS. Erich Himmler, che ne aveva il controllo, la ritirò dalla Russia nel 1944 per utilizzarla contro la rivolta polacca di Varsavia. Il comportamento di questa brigata nei massacri di migliaia di civili polacchi con scene di impressionante crudeltà fu troppo perfino per lo stomaco indurito delle SS. Kaminsky fu fucilato per ordine del suo capo tedesco e i resti del reparto furono inviati a formare il nucleo di un'altra armata di rinnegati rusti, costituita dall'estremo tentativo di combattere contro il comunismo. L'uomo che i fuorileggi di Kaminsky si accingevano a servire era il generale Andrei Vlasov, che solo 3 anni prima si era distinto nella difesa di Mosca ed era noto per essere uno dei favoriti di Stalin. Invece era diventato il capo del Comitato di Liberazione dei Popoli della Russia, i leader ufficiali di quei cittadini sovietici, più di 5 milioni, che vivevano ormai sotto l'amministrazione tedesca. Vlasov assomigliava molto a un tipico generale prussiano, alto e robusto, capelli ben pettinati. Si considerava il portavoce di una Russia diversa da quella di Stalin, ma le sue motivazioni furono oscurate dalla scelta di combattere quella Russia al fianco di Hitler. Hitler restò fermamente contrario al progetto di Vlasov. Temeva che un movimento di liberazione russo potesse compromettere i piani della Germania per l'est. Inoltre nutriva la più profonda sfiducia nei confronti delle intenzioni di tutti i russi. Quando nel settembre del 1943 il fronte tedesco cedette in un punto presidiato da reparti di volontari dell'Est, Hitler si infuriò e insistette perché i collaborazionisti fossero ritirati dal fronte e inviati nell'Europa occidentale e meridionale, come poi infatti ciò avvenne. Questo in effetti comprometteva le basi stesse del collaborazionismo. Vlasov e moltissimi altri ex soldati sovietici non volevano combattere contro gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per conto della Germania. Erano interessati solo a liberare la Russia dalla morsa stalinista. Ciononostante, migliaia di soldati sovietici furono inviati a sorvegliare, per esempio, il vallo occidentale e si arresero poi, per esempio, nel D-Day, si arresero agli stupefatti americani. Il Comitato di Liberazione fu accettato da Hitler solo nel settembre del 1944, quando chiunque fosse in grado di combattere era indispensabile per salvare la Germania dalla vendetta sovietica. A Vlasov furono affidate due deboli divisioni, senza la minima prospettiva di poter liberare chi che sia a est. I sostenitori di Vlasov lo consideravano invece un patriota russo che aveva tentato di seguire un percorso impossibile tra due dittatori e pertanto la sua reputazione ha avuto un qualche riconoscimento dopo il crollo del comunismo sovietico. Ciò che distinse Vlasov e l'Armata di Liberazione dagli altri dissidenti sovietici, tuttavia, fu la loro volontà di legare la campagna di liberazione allo sforzo bellico tedesco. I soldati sovietici che combatterono al fianco dei tedeschi sparavano ai cittadini russi, incendiavano i villaggi russi e saccheggiavano le case russe. Si trattava di qualcosa di più del semplice antibolscevismo e non fu facile perdonarlo. Anche se Vlasov e i suoi alleati tedeschi fossero riusciti a sconfiggere l'Armata Rossa e distruggere lo stalinismo, non ci sono molti indizi che Hitler avrebbe permesso il sorgere di uno Stato russo liberale indipendente al posto del ferreo dominio coloniale da lui sognato e che ne aveva ispirato la guerra di conquista. In realtà, il movimento di liberazione russo, come i movimenti nazionali degli Stati Baltici, dell'Ucraina e della Bielorussia, erano considerati da Hitler una possibile minaccia. La conquista dei territori orientali era una gigantesca guerra coloniale, non una guerra per l'emancipazione dei popoli dell'Eurasia, dice Richard Over. Hitler vedeva il futuro del tedesco nell'est in termini di sfruttamento coloniale. La regione sarebbe stata governata da una classe dirigente tedesca, sostenuta da una rete di città presidiate, un po' come le città fortificate dell'impero romano,
intorno al quale sarebbero stati sorti insediamenti di agricoltori e commercianti tedeschi. I movimenti, tant'è vero che i movimenti nazionalisti locali furono schiacciati con violenza. In Ucraina la momentanea atmosfera di entusiasmo che si era creata con la ritirata del regime sovietico svanì quando, a partire dalla fine dell'agosto del 1941, gli Einsatzgruppen, famigerati, incaricati di estirpare gli elementi antitedeschi, cominciarono ad arrestare sistematicamente i nazionalisti e gli intellettuali ucraini, giustiziandoli quasi tutti. Questo episodio del collaborazionismo al regime nazista da parte delle minoranze asiatiche e slave ed europee, perché bisogna ricordare che verso la fine della guerra, o comunque entro il 1945, oltre mezzo milione di persone non tedesche furono arruolate solo nelle SS. L'SS, non c'è bisogno che ve lo dico io, era il reparto armato del partito nazista, le Waffen-SS, vuol dire proprio le SS che combatterono. Quindi i nazisti conclamati al processo di Norimberga, le SS verranno connotate come un'associazione criminale e per questo imputati e condannati. Un'associazione a delinquere criminale. E questi che appunto alcuni, chiamiamoli storici, chiamano combattenti per la libertà dei popoli slavi, furono inquadrati per la maggior parte in questi reparti SS, quindi erano nazisti convinti. Non mancarono nazisti che provenivano da tutta l'Europa, non è questo il punto, ci furono praticamente da tutti i paesi d'Europa, ci furono legioni di SS che operarono appunto nella Seconda Guerra Mondiale al fianco dei nazisti tedeschi, olandesi, francesi, spagnoli, italiani, le SS italiane. Non voglio dilungarmi, sarebbe troppo lungo e faremo una puntata a parte. Ma nell'Europa dell'Est, a noi ci interessa quali operarono nell'Europa dell'Est e che provenivano dall'Europa appunto dell'Est. Tra questi, cominciamo dai gruppi più grandi. I tre paesi baltici, per esempio, gli estoni, i lituani e i lettoni. Anche qui devo purtroppo per forza soffermarmi sulla storia di questi tre paesi baltici. Erano parte appunto di quella prigione di popoli che come Lenin chiamava l'impero zarista. Con la pace di Brest-Litovsk del 1918 l'Unione Sovietica, lo sappiamo, cedette questi territori per salvare la rivoluzione e questi territori andarono sotto il regime, sotto il comando prussiano e quindi in seguito tedesco. In questi territori, specialmente in Lettonia e in Estonia, c'era una minoranza tedesca e questa minoranza era l'elite, era quella che comandava. In Lituania non era così. Tant'è vero che poi quando arriverà la Seconda Guerra Mondiale e sappiamo che l'Unione Sovietica si spartirà con la Germania, in quel famoso patto, si spartirà la Polonia e questi paesi baltici, i paesi baltici verranno assegnati Stalin, Stalin li invaderà e comincerà quella resistenza e l'eliminazione da parte della polizia segreta, l'NKVD sovietica, degli oppositori del regime stalinista in questi paesi. Quando scoppierà la guerra, tanti si troveranno a dover scegliere. E non pochi, ma decine, anzi 150.000 uomini di questi tre paesi sceglieranno di schierarsi di fianco alla Wehrmacht e la maggioranza nelle truppe Waffen-SS, quindi nazisti. In tanti campi di concentramento, di sterminio,
Auschwitz a tanti altri situati in Polonia e in Germania, i superstiti racconteranno proprio di come il personale a guardia di questi campi fosse proprio non tedesco, ma appartenente alle repubbliche baltiche e agli ucraini. Quindi un altro grande, secondo sicuramente grande gruppo etnico che si schierò al fianco dei nazisti, lo vediamo in queste immagini di donne che salutano, danno, lo vedete in questa foto, danno l'acqua nel 22 giugno 1941, comunque nei primi giorni dell'invasione, porgono acqua ai liberatori nazisti. Li salutano, offrono dei fiori, lo vediamo in quest'altra immagine. Bene. Probabilmente Richard Overy, adesso lo sentiremo cosa ha da dire in merito, probabilmente pensarono per un attimo che questo fosse l'inizio della fine del regime stalinista che li aveva oppressi, che li aveva collettivizzato le terre, che aveva mandato moltissimi dei loro in campi di lavoro, nei famosi gulag in Siberia, che aveva perseguitato tanti oppositori politici. Ma sicuramente tra di loro, oltre a questi motivi, c'erano molti bianchi della guerra civile. Ricordiamo la guerra civile che aveva devastato, aveva cercato di distruggere il potere sovietico e che le potenze occidentali avevano prontamente appoggiato. Tutte le potenze occidentali manderanno soldati, oltre che aiuti in armi e finanziari alle truppe bianche, ma manderanno poi direttamente soldati quando vedranno che le truppe bianche di Wrangler, di Denikin, di molti altri generali bianchi non riusciranno ad avere la meglio sull'Armata Rossa. I bianchi, quelli che hanno potuto, sono scappati in Occidente dopo la rivoluzione, ma tanti sono rimasti e vedono nel nazismo il momento del riscatto. E tanti di questi uniscono il sentimento di indipendenza ucraino, che ha sempre mal digerito il potere sovietico, all'intervento nazista. Le SS ucraine saranno tra le più famigerate formazioni SS. Vediamo qui anche come si dice, i simboli appunto di queste legioni SS, e si distingueranno per la loro ferocia, l'ho già detto, nei campi di sterminio, e prenderanno parte, soprattutto i tedeschi non si fideranno mai in realtà di questi volontari provenienti dai paesi dell'est, perché prima di tutto per la loro diffidenza verso tutti gli alleati, la diffidenza tedesca, anche verso gli italiani, eccetera, eccetera, ungheresi, eccetera. Il secondo motivo è perché capivano benissimo che queste persone, sì, da una parte erano anticomunisti, ma dall'altra, molti di loro perlomeno, combattevano per conquistare una libertà, un'indipendenza del proprio paese. E quindi un domani si sarebbero potuti ribellare contro i tedeschi stessi. Il caso più noto di nazionalisti ucraini è sicuramente quello di Stepan Bandera. Chi era questo Bandera? Ci dice Overy che era proprio il capo di questa organizzazione dei nazionalisti ucraini, i cui circa 300.000 sostenitori combattevano sia i tedeschi sia i russi. Quindi un nazista, ma ucraino. I famigerati ragazzi di Bandera, come venivano chiamati, tra virgolette, punivano gli ucraini che aiutavano l'una o l'altra parte. Nel 1943 le milizie nazionaliste erano abbastanza forti da ricacciare i tentativi dei partigiani sovietici di entrare in Ucraina per danneggiare le comunicazioni tedesche. I partigiani sovietici non trovarono quasi alcun sostegno tra gli abitanti dei villaggi ucraini. Questo Stepan Bandera, ho qui davanti la sua propria biografia, ci dice, basta quella di Wikipedia, ci dice che è stato appunto leader dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, l'OUN, e fondatore dell'esercito insurrezionale ucraino. Aderente all'ideologia fascista, fu un criminale di guerra conclamato.
Collaborò con la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. L'UPA, proprio l'esercito di insurrezione ucraino, si rese responsabile di deportazioni e uccisioni di polacchi ed ebrei. Quindi un personaggio che proprio rappresenta questo fascismo, nazismo, ma ucraino. E quindi questo conflitto tra nazismi, nazionalismi, perché questo fa proprio, il nazionalismo fa proprio parte dell'ideologia nazista, che non può, è nata proprio come ideologia di una superiorità di una razza sull'altra. E la razza slava è riconosciuta come essere subumana. Queste sono le teorie naziste sugli slavi. E quindi non possono combattere per ordine di Hitler a fianco della Wehrmacht. Tutto questo, seppur in mancanza di uomini nel 1942-43, molti generali nazisti nell'est Europa cominceranno a fare pressione su Hitler, perché sono veramente, la guerra si sta mettendo male per loro, la mancanza di uomini, perdite enormi ci sono state in battaglie come Stalingrado, eccetera, eccetera, su un fronte gigantesco, e quindi faranno pressione su Hitler per cercare di utilizzare questa gente che non solo, era non solo si poteva obbligare, ma era disponibile a collaborare. E da qui nasceranno quelli che sono, detto in tedesco, gli IVI. Lì vi è l'abbreviazione tedesca per la parola Ischwilliger, ovvero ausiliari volontari. Piano piano verranno fatti fare a questi, verranno presi questi uomini e gli verranno cominciati ad assegnare lavori più pesanti, non affiancare la Wehrmacht nel combattimento con unità combattenti, ma lavori nelle retrovie e in special modo, a volte lavori proprio manuali, di fatica. Ma poi anche lavori come ausiliari di polizia. E qui si distingueranno per la loro ferocia. Bene, 70.000 ucraini erano in reparti addirittura combattenti e 180.000 nella polizia ausiliaria. Quindi sono stime, certo, ma sono numeri importanti. E tra le loro azioni più note, l'uccisione del generale sovietico Vatutin. Non dimentichiamo che il generale Vatutin, il giovane generale, se vi ricordate, che quello che effettuò proprio la manovra tenaglia, una delle due braccia della tenaglia, che circondò la sesta armata tedesca a Stalingrado, il giovanissimo generale Vatutin, che vediamo in questa foto, venne ucciso in un agguato nel 1944 proprio da indipendentisti ucraini. Polizie ausiliarie si dedicheranno allo sterminio di comunisti, ebrei. Oppositori, eccetera, eccetera. E poi verranno destinati alla guerra antipartigiana, che condurranno nello stesso barbaro modo, ovvero con uccisioni di massa di persone innocenti, con rappresaglie, con la sistematica esecuzione di partigiani o presunti tali. Di solito erano presunti tali, per ogni partigiano vero c'erano 10 innocenti civili, bambini, donne uccise per rappresaglia. Ecco, questi sono i volontari russi e ucraini che si schierarono al fianco del nazismo. Ci furono i cosacchi, già avversari integermi, gli ultimi che smisero la guerra contro i rossi bolscevichi e i primi che la ripresero. E furono tanti, furono 250.000 russi cosacchi al servizio della Wehrmacht, li vediamo in queste immagini. I cosacchi furono tra i migliori alleati della Germania nazista. Poi Hitler,
come per le altre minoranze, come per gli altri Osttruppen, come per le altre Osttruppen, ovvero le truppe che venivano dall'est, sentirà odore di bruciato, avrà paura. Avrà paura perché? Perché sente odore appunto di rivolta. Lui non vuole uno stato indipendente russo senza Stalin, nel senso con uno stato libero non comunista. Ma vede in Vlaso, di cui adesso parleremo, e in tutti questi altri personaggi, compresi appunto i cosacchi, un pericolo. Un pericolo perché dice questi un domani mi si rivolteranno contro, una volta ottenuto il loro scopo di sovvertire lo stalinismo. Quindi cosa fa? Cerca di mandare questi elementi, queste legioni, SS e quelle inquadrate nella, che affiancavano la Wehrmacht, unità combattenti, in Europa, in altri paesi, nei Balcani contro i partigiani jugoslavi, in Francia e in Italia, i cosacchi contro i partigiani italiani. I cosacchi in special modo si arrenderanno, andranno poi, finiranno nel 1945 in Austria e si arrenderanno, famoso l'episodio, si arrenderanno agli inglesi. Tutti gli storici riportano questo episodio vero, di questo cinismo, come lo chiamano loro, inglese, nel restituire a fine guerra, dietro richiesta sovietica, tutti i cittadini sovietici, compresi questi cosacchi, restituirli all'Unione Sovietica, sapendo benissimo che su di loro pendeva una condanna a morte o rincarcerazione nei campi di lavoro per tradimento. Molti storici riportano questo episodio, addirittura anche ho visto recentemente un film di hollywoodiano 007 di qualche anno fa, che riporta, cui cita questo episodio di questo tradimento, come lo chiamano loro, inglese. Ma d'altronde gli inglesi non avevano nessun, in quel momento non avevano nessun interesse a difendere queste persone da Stalin. Stalin li chiedeva indietro, stava manovrando da posizioni di forza perché non fare uno scambio per loro redditizio, di persone che erano, avevano poca disciplina, bisognava mantenerli, bisognava trovargli un futuro, non sapevano dove metterli. Riconsegnati tutti all'NKVD e la vendetta di Stalin sarà durissima. Lo conosciamo Stalin, era un dittatore che aveva sicuramente, ormai gli storici sono tutti abbastanza d'accordo nello stabilire che era soprattutto diffidente dei suoi stessi connazionali. Quindi diffidente, aveva quasi, anzi quasi, era paranoico, quindi personalmente paranoico, sicuramente lo era il suo regime. Quindi riserverà a tutti questi traditori una punizione particolarmente dura, anche perché fino al 1941, con l'ordine 270, nel periodo più difficile, l'estate del 1941, quando la Germania attaccò l'Unione Sovietica, Stalin il Comando Supremo Sovietico diramò questo ordine, appunto la direttiva 270, che considerava traditore della patria chiunque si fosse arreso ai tedeschi, vivo. Cosa succede? Che i 5 milioni di prigionieri che faranno i tedeschi, 3 milioni di questi moriranno. Ma tanti altri verranno mandati a lavorare, per esempio, nelle officine Krupp come lavoratori forzati in Germania, tanti verranno mandati nei campi di concentramento, le donne verranno prelevate, donne ucraine prelevate e mandate a lavorare in Germania, costrette a prostituirsi, a lavorare come schiave. Bene, la guerra finita, tutte queste persone verranno richieste dall'Unione Sovietica e tutti quelli che verranno accertati che collaborarono in qualche modo col regime nazista, spetterà come minimo per gli innocenti comunque un trattamento di
diciamo che verranno discriminati quasi se che avessero una colpa di essere sopravvissuti. Ma per quelli che collaborarono veramente con i tedeschi fu difficile scampare come minimo a una condanna a 10, 20, 25 anni di campo di lavoro o più spesso l'esecuzione sommaria sul posto. Molti storici appunto attribuiscono questo anche alla personalità di Stalin, perché sembra un controsenso, ma i prigionieri tedeschi, tranne forse quelli di Stalingrado, che lo sappiamo, su 100.000 prigionieri che presero nella sacca di Stalingrado, dei 260.000 accerchiati, 90.000 erano sopravvissuti, e vennero mandati a lavorare in Siberia, a costruire questa linea ferroviaria con 30 gradi sotto zero, erano già denutriti, feriti da mesi di combattimenti, senza rifornimenti, eccetera. Bene, sappiamo che alla fine, nel 1955, dopo 10 anni, solo 5.000, 6.000 su 100.000, 90.000, 100.000 torneranno in Germania. E molti preferirono suicidarsi rispetto a una condanna ai campi di lavoro in Siberia. Per esempio anche altri li mandarono nelle miniere di Vorkuta in Siberia, al circolo polare artico, dove lavoravano 12, 16, 18 ore al giorno a meno 30, meno 40 gradi senza cibo. Ma al di là di questo, ovviamente quelli che si macchiarono di crimini contro l'umanità o crimini di guerra vennero giustiziati. Ma sicuramente molti soldati semplici che avevano combattuto per la Wehrmacht negli anni 40 e 50 riusciranno a tornare in patria in qualche modo, tornare in Germania. Non è così per questi collaboratori del nazismo. Questi avranno una fine molto ma molto più dura. Lo stalinismo li andrà a prendere uno per uno, indagherà a fondo per cercare il minimo sospetto, varrà a incriminare lui stesso e tutta la famiglia. Tant'è vero che anche Bandera, il nazionalista fascista ucraino, troverà, dopo la guerra, cercherà rifugio, si rifugiò in Germania Ovest con la moglie e i figli sotto la protezione degli angloamericani, come d'altronde tutti abbiamo visto negli altri filmati, quelli sui criminali di guerra nazisti e i crimini di guerra in Unione Sovietica, cercheranno tutti di arrendersi ovviamente agli americani. E faranno bene, perché poi nella Germania Ovest, come sappiamo, adesso non voglio ripetermi, andatevi a vedervi i video, troveranno tutti o la grazia o non verranno giudicati o una pena molto molto lieve. Abbiamo detto, il regime sovietico andrà a cercare tutti questi personaggi, e Bandera sarà uno di questi, non se lo lasceranno sfuggire nonostante sia riuscito a scappare in Germania, perché il KGB, a differenza forse dei criminali tedeschi, sui suoi, si sentirà autorizzato ad assassinarlo, e nel 1959, quindi molti anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Bandera verrà trovato assassinato nella sua casa e verrà poi accertato che sarà stato proprio un agente del KGB ad ucciderlo. Non bisogna dimenticare che il primo processo contro criminali di guerra viene fatto a Krasnodar nel 1943, vengono impiccati proprio, lo vediamo in questa immagine, 5 o 6 russi che avevano, in questo caso avevano dato fuoco, secondo i testimoni avevano dato fuoco a delle abitazioni con all'interno la popolazione, costringendo all'interno la popolazione. Questi erano i gesti di questi personaggi. Perché man mano che la guerra volgeva al termine e i sovietici avanzavano, ovviamente tutte queste divisioni di rinnegati, di SS, che si macchiarono di tutti questi crimini della guerra antipartigiana, ovviamente cercavano, non avevano altra scelta che andare verso Occidente, e arrivarono fino in Germania. Vlasov verrà preso
verrà preso negli ultimi giorni di guerra direttamente dai sovietici. Portato a Mosca, processato nel 1946 e impiccato, si dice con una corda di pianoforte. E per altri, l'ho detto negli altri video, ovviamente la fine, se cadevano in mani sovietiche, più o meno la fine riservata era questa. Ricordiamo negli ultimi giorni di guerra, appunto, la battaglia di Berlino, Konev sferrerà un attacco, circonderà queste ultime divisioni tedesche, piene di formazioni SS che si erano macchiati dei crimini allucinanti. Addirittura darà ordine di sparare con munizioni incendiarie su questi uomini. E la vendetta sovietica sarà spietata su di questi, perché le prove che ogni giorno venivano a galla attraversando l'Europa, attraverso la Polonia, i campi di sterminio, facevano vedere al soldato sovietico che come avevano operato sia i nazisti, sia questi cosiddetti, questi che si pregiavano di questo nome di armata di liberazione della Russia, armata dell'indipendenza ucraina, eccetera, eccetera. In realtà per la maggior parte erano dei nazisti o dei criminali comuni, degli assassini. Gli storici ormai queste sono storie, la guerra fredda è finita, queste sono storie, studi ci sono stati fatti che sono molto approfonditi e indiscutibili. Himmler stesso non farà più tanta selezione, sarà costretto, come dice Alan Clark, ad utilizzare tutta questa teppaglia. Questa criminali comuni tedeschi, teppaglia presa nell'est per sopperire alla mancanza di quelli che Alan Clark dice dovevano fare lo sporco lavoro delle SS. E recentemente, pochi anni fa, l'Ucraina volle fare quello che sta facendo in questi giorni la Repubblica Ceca, ovvero protestare per eliminare la tomba che si trova in Ucraina del generale Vatutin. E come adesso a Praga la Repubblica Ceca vuole rimuovere un monumento dedicato a Konev. E come vediamo da questo articolo, verrà sostituito da un monumento proprio a Vlasov, l'amico di Himmler e di Goebbels. Lo vediamo proprio, l'abbiamo visto in quella foto con Himmler, quello che viene ritenuto come il maggiore responsabile dello sterminio di 9 milioni di ebrei. Ecco, a Vlasov vediamo proprio queste foto. È stato dedicato questo monumento a Praga, c'era già un monumento a New York, lo vediamo proprio in questa foto. E l'Ucraina invece punta a quello che verrà proprio a bandiera. In questa foto vedete il monumento che c'è in Ucraina e la tomba che c'è a Monaco, in Germania. Tant'è vero che nel 2010 Stepan Bandera viene insignito postumo dell'onorificenza di eroe dell'Ucraina dal presidente Viktor Yushchenko. Tra le proteste del governo russo, oltre che della comunità ebraica. Quindi, come ha detto qualcuno, sembrerebbe che per avere un monumento ormai in Ucraina bisogna avere un passato di nazista e di sterminatore di ebrei e di innocenti. Ora che siamo giunti alla conclusione, dirò i libri che vi consiglio sull'argomento. Richard Overy, che vi ho consigliato tante volte, Russia in guerra, c'è un capitolo dedicato a questo, esattamente il quinto capitolo, che si chiama La lotta interna, collaborazionismo, terrore e resistenza. E invece che esaminano più nel dettaglio tutte queste
armate di divisioni che si schierarono, provenienti dall'est, che si schierarono con la Germania nazista, diciamo, apprezzato il lavoro della rivista italiana Difesa, che in quattro numeri, uno dedicato alla Jugoslavia, quindi possiamo dire tre numeri, quello del settembre 93, del luglio 94 e del maggio del 95, la rivista italiana Difesa aveva proprio affrontato il tema riguardante i volontari dell'est nell'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, passando attraverso appunto le repubbliche baltiche, russi, cosacchi, tartari, tutte queste minoranze. Grazie a tutti per avermi seguito e alla prossima.